Saluto agli amici di TechZilla, oggi siamo in compagnia di Samsung e di Paolo che ci illustrerà brevemente le novità del Galaxy Note 3 e del Galaxy Gear che è arrivato proprio in questi giorni in Italia. Buongiorno a tutti, vediamo subito questi due nuovi fantastici prodotti della gamma Samsung Galaxy, il Galaxy Note 3 e il Galaxy Gear. Iniziamo dal Galaxy Note 3. Galaxy Note 3 da che cosa si caratterizza? Allora, si caratterizza da uno schermo da 5.7 pollici Full HD, risoluzione quindi 1920x1080 pixel. Lo schermo è un Gorilla Glass 3, protetto da un Gorilla Glass 3, il vetro. Nella parte posteriore abbiamo una cover con un design premium e molto piacevole al tatto, estraibile, rimane però estraibile e assolutamente pieghevole, si piega ma non si spezza, come vediamo, come ci ha abituato Samsung, quindi veramente un ottimo materiale. Per quanto riguarda la parte interna del dispositivo, abbiamo una batteria da 3200 mAh, lo slot per la micro SIM card e la micro SD. Abbiamo la camera da 13 megapixel nella parte posteriore con il flash LED. Per quanto riguarda il materiale del bordo, è alluminio e il prodotto risulta essere più sottile e più leggero rispetto alla Galaxy Note 2, quindi alla generazione precedente. Una delle grandi novità è la presa USB 3.0 con il cavetto dedicato, che rimane comunque retrocompatibile con la presa micro USB standard. Il vantaggio è che il transfer rate, quindi su ad esempio un PC dotato di USB 3.0, è veramente molto molto veloce. Parte superiore, porta infrarosso, abbiamo il jack da 3.5 per le cuffie e uno dei due microfoni, l'altro nella parte inferiore. Le caratteristiche hardware principali del prodotto sono un processore quad-core da 2.3 GHz, 3 GB di memoria RAM e 32 GB di memoria ROM. Estraiamo il pennino, gamma Note che si caratterizza per la presenza del pennino, con tecnologia Wacom. Quindi ad esempio in ambito business può essere utilizzato tranquillamente per la firma digitale a valenza legale di documenti. Vediamo quali sono le novità principali. Beh, estraiamo il pennino e si presenta subito un'interfaccia Air Command. Ad esempio utilizziamo questo menu che rappresenta le applicazioni rapide, quindi disegniamo un'area sullo schermo, selezioniamo ad esempio la calcolatrice ed ecco qua che si apre una finestra che ci permette di eseguire i nostri calcoli. Il dispositivo è dotato di un multitasking molto avanzato, ad esempio noi possiamo contemporaneamente anche navigare su internet. Ecco qui la nostra calcolatrice che si è trasformata in un pallino. Di nuovo clicchiamoci sopra ed eccolo qua, si ingrandisce. Vogliamo intanto prendere appunti, eccolo qua, clicchiamo sull'altro pallino e queste finestre sono spostabili all'interno dell'area dello schermo. Supponiamo ad esempio ora di voler prendere degli appunti, cancelliamo quello che c'era scritto, ok, scriviamo ad esempio un numero, scriviamo ad esempio questo numero, 119, selezioniamo questa funzionalità e traduciamo ciò che abbiamo scritto in una azione, quindi 129 e partirà ad esempio una chiamata verso questo numero di telefono. Ridimensioniamo la finestra, interrompiamo la chiamata. Il multitasking è molto avanzato, non dimentichiamoci della possibilità di utilizzare la funzionalità multi-window, quindi apriamo ad esempio la musica e contemporaneamente i messaggi. Quindi abbiamo in questo caso la possibilità ad esempio di svolgere tre azioni contemporaneamente: messaggi, musica e calcolatrice. Possiamo sempre tenere premuto sullo schermo, accedere alla funzionalità applicazioni rapide, disegnare un'altra area sullo schermo e aprire ad esempio l'orologio. Mettiamola tutto schermo, ecco qua, ridimensioniamo la calcolatrice, ok, e ad esempio vogliamo impostare una sveglia. Impostiamo la sveglia, ad esempio scriviamo alle ore 8,
Ecco qua, la nostra sveglia è impostata. Per quanto riguarda le altre funzionalità dell'interfaccia Air Command, beh, ad esempio abbiamo la possibilità di andare tramite le Finder a ricercare all'interno del telefono, della memoria, degli appunti su internet, nei messaggi, nelle impostazioni, in modo semplice e diretto una determinata funzione. Scriviamo ad esempio schermo e vediamo che cosa ci presenta il prodotto. Allora, ci presenta una guida, ci presenta delle impostazioni, Air Command, Air View, ci presenta degli appunti oppure avvia una ricerca su Google. Quindi ad esempio accediamo in un clic alle impostazioni dello schermo e qui regoliamo tutte quelle che sono le funzionalità del nostro Note 3. Accediamo al menu principale. Una delle novità è che abbiamo una suddivisione delle applicazioni per cartelle, quindi abbiamo Watch On, l'album foto, il memo diretto, Knox e Selt. Note 3 è dotato di una, veramente un'infinità di funzioni, di personalizzazioni Samsung che rendono il prodotto veramente completo. Una funzionalità sicuramente molto molto interessante da vedere è Group Play. Allora, Group Play perché? Perché è stata introdotta la possibilità di condividere dei video. In questo caso quindi noi abbiamo lo stesso video su due prodotti diversi e fin qui diciamo nulla di nuovo. Cosa succede ora? Beh, andiamo ad attivare la funzionalità Video Wall. In questo caso noi creiamo, avendo 2, 3, 4, 5 prodotti, un Video Wall con delle qualità audio e video eccezionali. Ad esempio alziamo l'audio. Mettiamo in pausa il video.